Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museum. In questa puntata andremo a vedere Golf. È un gioco veramente molto retro, questo lo conosco perché l'ho già visto in passato e avevamo forse fatto una recensione moltissimo tempo fa, anzi no, questo qui è un'altra versione ancora. Allora, innanzitutto, come vedete in inglese, possiamo scegliere la buca ed esce. Perfetto, andiamo al prossimo, Invaders. Invaders.exe. Usi un monitor a colore, perfetto. Questo qui sappiamo che è in italiano, anche se non so, mi sbutta fuori l'immagine. Vabbè, usi un monitor a colori? Yes. Orca vacca, guardate che grafica tutta in italiano. Questa è una vera rarità in italiano, allora, se è così. Eh sì, è tutto proprio in italiano. Premi 1 per selezionare gli aerei. Hai fatto tutto tu. Ok, premi 1 per selezionare gli aerei. 1. Ah, ok, capito. Questo è proprio l'originale Space Invaders. Mi ha preso. Grafica assurda. Però in questo, come vedete, possiamo spostarci come vogliamo noi. Ho notato questa cosa. Ma questo qua è presa. Nah, mi ha preso ancora. Nuovo record, congratulazioni, inserire le iniziali. Ciao, facciamoci un'altra partita con l'aereo number 5. Ah, numero di. Quindi non cambia il modello, cioè ci danno più aerei. È anche più semplice così. Sono lenti, e quello è il bello. Porcaccia, io. Hai rotto le. No, l'ho mancato. Ok, preso. Oh no, ma aspetta un secondo, ma questi sono diventati più veloci. Quelli sono diventati più veloci, ragazzi. Ora ho notato che stanno scendendo anche. Sono proprio intelligenti, ragazzi. Mo' è difficile. Ma ora stanno risalendo, cos'è sta cosa? Quindi possono muoversi anche loro. Cavolo. Oddio. Ragazzi, si muovono. Oh, state calmi. Porca vacca. Porca vacca. Non riesco a colpirlo. No, non riuscivo a colpirlo, ragazzi. Buonanotte. Che schiappa che sei. No, non ci credo. Addirittura mi dà della schiappa sto gioco. Bellissimo, bellissimo, veramente. Comunque, questo era Space Invader. Spero che il video vi sia piaciuto. Versione italiana molto rara. Bellissimo, veramente. E ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao, ragazzi.